Bene, signore e signori, buongiorno. Diamo inizio con qualche minuto di anticipo sul quarto d'ora accademico, così ho tempo di poter dire qualcosa, altrimenti mi dovrei togliere la parola. E a questo diciamo, non si potrebbe dire un convegno, insomma, perché in realtà è un insieme di relazioni che non ha la veste di essere un vero e proprio convegno, ma è che il primo atto che l'Istituto Veneto ha deciso di fare, e qui sono vicino a me i due segretari rispettivamente della classe di scienze morali e scienze naturali, per riattivare un'attività della Commissione di Studio per la città di Venezia e la Laguna, che è una commissione che ha operato nella serie degli anni precedenti e che ha iniziato i suoi lavori addirittura negli anni 60, quindi ha una lunga storia. Così come lunga è la storia dei volumi pubblicati dall'Istituto dal 1961 al 95 sulla Laguna di Venezia, 12 volumi di rapporti e studi, 7 volumi che sono atti di convegni più altre monografie. Devo dire che l'attenzione che l'Istituto ha per Venezia e la sua laguna è ben nota a tutti. E l'Istituto ha sempre avuto il ruolo non tanto di fare la parte in causa, ma piuttosto di dare un'informazione sui dati. Formazione il più possibile corretta, oggettiva, e anche i dibattiti che sono stati organizzati e realizzati sono sempre stati improntati a questa cifra. Ora, in questo incontro, le relazioni saranno da parte di queste persone che voi avete visto nel programma, che parleranno di diversi argomenti. Le relazioni saranno di 20 minuti. Ai 20 minuti seguiranno due domande per ciascuna relazione da parte del pubblico per chiarimento. Alla fine ci sarà, alla fine dei lavori, la possibilità per ogni relatore di replicare rispetto a magari quello che ha detto un collega, eccetera. Il diritto di replica non si nega a nessuno. Tuttavia, questa non è l'occasione per un dibattito di carattere generale, per una presa di posizione da parte di nessuno, e io sono fortemente intenzionato a far rispettare questo tipo di impostazione, perché questa è la prima volta che si trovano in un luogo, neutrale, per così dire, persone che hanno idee molto diverse. Potrebbe essere facilissimo innescare una rissa di tipo televisivo. Io avverto che qualora ci fosse una cosa di questo genere, i relatori sono d'accordo, tutti quanti, di alzarsi e andarsene e chiudiamo, perché non è questo il luogo. Quindi io prego tutti a rispettare questa cosa, il fatto di avere un'informazione, di avere visioni anche distanti dalle proprie opinioni personali, però senza informazione è molto difficile farsi delle idee su problemi che sono molto complessi e articolati. L'avete visto perché ogni tanto saltano fuori nuove cose, dati, eccetera, eccetera. È importante che i dati siano abbastanza corretti, nel senso che non sono mai del tutto incontrovertibili, ma comunque devo rispecchiare la realtà dei fatti. La documentazione deve essere precisa. E a proposito, io vi ho fatto trovare delle copie dei rapporti dell'Ufficio UNESCO di Venezia del 2010, che sono presenti. Sapete, è stato citato anche dalla Anna Somers Cox durante la sua relazione, ci sono dei rapporti che l'Ufficio UNESCO aveva preparato per un convegno internazionale che doveva svolgersi nel novembre, mi pare, del 2011, non vorrei sbagliarmi, e che poi è stato annullato per un atto di imperio di un ministro del governo di allora. Questi atti sono presenti nel sito internet dell'UNESCO, ma sono praticamente illeggibili. Non so se questo risponda a una certa logica oppure se sia una svista
di chi ha preparato la pagina, però adesso sono qui stampati e comunque sono sul sito dell'istituto, si possono stampare in caratteri grandi e si possono leggere. Io penso che questa sia una cosa molto importante, perché questi rapporti dell'UNESCO riguardano un problema di cui non si parla e che purtroppo è ormai incombente, cioè l'innalzamento naturale del livello del medio mare. Quindi le previsioni che avete sentito anche queste nei giornali quotidiani in questi giorni sono che l'innalzamento del livello del medio mare sia molto più rapido di quanto fosse previsto a causa del cambiamento climatico in corso, e che quindi di questo ci si debba preoccupare, specialmente per tutte le città costiere, non soltanto Venezia, ma Napoli, insomma, tutte le città costiere avranno dei problemi molto seri nei tempi, forse non della mia vita, ma di molte, delle vite di molti che sono qui. Allora, devo dire che aggiungo all'ultima cosa che sulla laguna di Venezia e sui problemi di idraulica in particolare, sono stati pubblicati due libri, uno di Andrea Rinaldo, Il governo dell'acqua, ambiente naturale, ambiente ricostruito, Marsiglio 2009, e l'altro di Luigi Del Paus, che parlerà fra l'altro oggi, Fatti misfatti, idraulica lagunare. Questo è stato pubblicato all'istituto ed è gratuitamente online, cioè uno può andarselo a leggere tutto se vuole, scaricarsi le pagine, quello che vuole. Quindi credo che con questo si capisce che l'istituto ha un ruolo, vuole avere un ruolo di informazione di tutte quante le cose che sono a sua disposizione per poter favorire non soltanto il dibattito ma anche la formazione delle idee personali riguardo a problemi tanto complessi. Chiudo qui e sono in tempo con l'orario di inizio del quarto d'ora accademico e do la parola adesso per primo a professor Ortalli, prego. Sì. Il quale fa di mestiere lo storico, quindi dovrà prenderla alla lontana, avrete qualche minuto di pazienza. Tanto per cominciare mettiamo subito da parte la formula ciceroniana historia magistra vitae. Se la storia davvero insegnasse qualcosa, metà delle cose che facciamo non verrebbero fatte. Ma se non è maestra di vita, la storia può tuttavia rivelarsi utile per la conoscenza anche del presente, non solo del passato, per una sorta di anamnesi. Come in medicina, in fondo, la prima cosa che il medico fa quando ci vai è ti chiede qual è il tuo passato, prima di curarti. Ammesso dunque che a qualcosa la storia possa servire, occorre però che non sia tirata per la giacca pensando a Venezia. Bisogna intendere correttamente che rapporto può esserci fra il suo passato e oggi. E credo siano da tenere presenti due punti per il nostro incontro. Ovviamente, trattandosi della portualità, è in tutta evidenza, prima di ogni altra cosa, il rapporto della città con la laguna e il mare. Poi il secondo punto da tenere presente riguarda come le sopravvivenze di un passato finito pesino sul presente, sia in positivo che in negativo. Allora cominciamo con il rapporto della città, ma anche della nostra società, della sua economia, della sua vita quotidiana, con il mare. E non mi fermo su considerazioni tanto scontate da diventare banali: la laguna come difesa e riparo a fronte delle migrazioni tardo-antiche, la crescita di un insediamento sparso, all'inizio IX secolo, la città che nasce e che nasce sull'acqua, che sarà Venezia per antonomasia, l'acquisizione di autonomia, l'assoluta dipendenza rispetto a autorità superiori, la crescita a livello di grande potenza europea con la costruzione di un vero Commonwealth, il ripiegamento tra 6 e 700, infine Napoleone, gli Asburgo, l'unità d'Italia, cose che sapete tutti, come forse meglio di me. Sono vicende che, ripeto, diamo per scontate, dovendoci fermare piuttosto sul ruolo fondamentale che l'acqua, la laguna, il mare hanno avuto per tutti quei secoli e possono avere oggi in contesti però molto diversi. Che il mare sia stato la fortuna di Venezia lo sappiamo, è quasi un luogo comune. Che il porto sia un simbolo e una risorsa per Venezia è altrettanto vero. Però né il mare né Venezia sono sempre gli stessi. Certo, i due poli del connubio rimangono quelli, cioè il mare e Venezia, ma è il contesto che è assolutamente cambiato.
e bisogna capire quanto il mare sia ancora la grande risorsa di Venezia. Questo è il primo punto. Pensiamo un attimo a come Venezia del resto ha potuto giocarsi in passato la carta della marineria, proponendosi a lungo anche come regina, la regina dei mari, trovando sulle acque il suo ossigeno, la sua rilevanza internazionale. Non dobbiamo dimenticarlo. L'area lagunare è un punto in cui il Mediterraneo si spinge più in profondità nel cuore dell'Europa, al suo interno, una posizione strategicamente ed anche economicamente felicissima. Venezia ha saputo trarne profitto, ma vediamo come, e è questa l'anamnesi. Il vantaggio della posizione è un dato indiscutibile, ma non basta. E anzi, a ben vedere, Trieste o Capodistria sono più a nord. Non saranno però pochi primi di grado di latitudine a segnare la differenza, perché altrimenti Trieste e Capodistria sarebbero allora state in vantaggio, invece furono sostanzialmente nulla a fronte di Venezia, a fronte della realtà storica. Al più furono appendici subordinate, concorrenti di poco conto. L'elemento storicamente decisivo nel felice rapporto anche economico col mare fu dunque altro. La genesi del potere marittimo veneziano fu in effetto l'esito di azioni politiche e militari, fin dall'origine. In fondo si dimentica che il primo decollo della Venezia marinara richiese decenni di contrasti e lotte sanguinose con quella che era la sua reale alternativa, l'altra possibile Venezia, ossia Comacchio. Il primato e l'economia vennero dopo i conflitti. Può sembrarci impensabile che quello che noi abbiamo in mente come un quasi miserabile borgo di pescatori d'anguille sia stato davvero per un paio di secoli l'alternativa a Venezia. Ma l'immagine che noi abbiamo di Comacchio è l'esito di un antagonismo più che secolare, fino a quando nel 932 la flotta venetica riuscì a prendere il centro fortificato, radere al suolo con uccisioni e catture e deportare tutta la popolazione. La partita era chiusa, Venezia aveva cominciato ad essere un po' più principessa, non ancora regina del mare. E il crescere del suo dominio marciava naturalmente con le rotte navali, ma soprattutto con la flotta in armi. I patti concordati con Capodistria, altra potenziale concorrente, non furono accordi commerciali, ma imposizioni che rispondevano ad equilibri politico-militari, sia pure con tutte le ricadute finanziarie, con tutte le premesse di tipo finanziario-commerciale. Anche passare dall'Adriatico al Mediterraneo comportò una serie di conflitti con la concorrente Genova. Quando poi l'impero bizantino cercò di riprendere un qualche ruolo rispetto all'invadenza veneziana, scontò quel sogno con la distruzione e il saccheggio di Costantinopoli. E poi il sempre più ridotto peso nella politica internazionale a partire dal Cinquecento vide un graduale ridursi del ruolo del mare nel complessivo sistema veneziano. L'evoluzione si misura guardando l'arsenale, era il maggiore stabilimento produttivo di età preindustriale, circa un 5% della popolazione era direttamente interessata e coinvolta. E così dal 1570 circa finisce la stagione degli ampliamenti, questo avrà pur detto qualcosa, non si stette fermi, ma le novità furono di altro piano. Si ricordano quelle celebrative, cioè le opere in gloria di Francesco Morosini per la riconquista della Morea, oppure il leone portato da Delo all'arsenale da Francesco Nani Mocenigo che aveva difeso dall'assedio turco Corfù. Ma sono monumenti, celebrazioni. La grave crisi dell'età napoleonica e post-napoleonica è poi temperata per la verità dai nuovi equilibri internazionali con una ripresa legata alle necessità della marineria dell'impero asburgico. Dopo l'unità d'Italia, ancora una volta si ha una specie di trasfusione artificiale di sangue a un organismo che purtroppo, che di fatto era sempre più fragile. E fu quando nel 1876 il governo d'Italia, il governo unitario, preferì Venezia ad Ancona come base di una flotta adriatica. Alla fine
perso oggi ogni rilievo strategico, l'unitarietà dello straordinario complesso è stata a lungo garantita dalla Marina Militare, con un impegno di cui dobbiamo essere riconoscenti dal momento che prima degli attuali momenti in cui i provvedimenti in cui l'arsenale diventa una specie di carciofo da sfogliare foglia per foglia, diventasse appunto una sede solo parzialmente legata al mare, alla ricerca. Certo, ricerca, ma di carattere più generale, fatti espositivi, museali, usi pedagogici, di fatto in larga misura estranei all'attività marinara in senso stretto. Non vorrei essere provocatorio, dico tutto questo per chiarire un punto a mio vedere fondamentale. Il mare è più o meno sempre lo stesso, ma in realtà cambia profondamente il rapporto dialettico che mantiene con la nostra terraferma. E questo tocca anzitutto il complesso della portualità internazionale. Le potenzialità economiche, le funzioni strategiche, i pesi politici e quant'altro non sono una grazia divina o un dono della geografia immutabile, ma hanno alti e bassi, legati a congiunture specifiche, mutevoli anche in tempi molto brevi, in una dialettica estremamente difficile. Venezia, regina dei mari, è soltanto una formula. Certi periodi giustificabile, ma in altri periodi che sono decisamente più lunghi una formula nostalgicamente vuota, per quanto affetto si abbia per Venezia e per il mare. La vera forza di Venezia sui mari, quando ci fu, rimase legata alla possibilità di imporsi con una forza politica e militare che favorì situazioni di vero monopolio, monopolio commerciale. Lasciamo dunque da parte questo ambito del passato e della tradizione. Non è che siano assenti gli attu, le potenzialità in Venezia da questo punto di vista sono molto forti, la posizione geografica esiste, le infrastrutture dell'area sicuramente sono di forte qualità, anche se forse un po' intasate. E queste sì davvero sono importanti, più che la stessa tradizione, e un'attitudine culturale consolidata. La tradizione storica e le attitudini culturali da questo punto di vista contano davvero poco, e allora non prendiamole come garanzia di successi perenni. Poco serve insistere sul passato, almeno in questa prospettiva. D'altra parte è vero che il passato ci lascia sempre qualche eredità, anche in positivo. In questo caso non sarà la memoria degli anni gloriosi ad aiutare la fortuna di Venezia, del porto. È un altro il lascito prezioso che Venezia del passato lascia al nostro presente, la città stessa. È Venezia che la Venezia degli splendori ci ha conservato, a mio vedere. È la rendita di posizione che ci garantisce, la sua capacità di richiamo, oggi si direbbe un brand, una garanzia, un biglietto da visita capace di aprire tutte le porte. E allora è la città, non il mare, che può diventare la vera rendita. Sfruttando naturalmente il mare tutto quanto è possibile. Il porto stesso diventa funzione subalterna, a mio vedere, rispetto alla città e non viceversa. Inutile pretendere altrimenti. E il primo investimento reale è la salvaguardia del bene ereditato. Ma questo corrisponde al rispetto primario e alla corretta gestione di una realtà antica, fragile, delicata, una città che è in simbiosi stretta e in integrazione profonda con la sua laguna. Il capitale vero di Venezia è Venezia e va bene utilizzato, anzitutto rispettandolo e poi valorizzandolo, ma qui si pone il problema della valorizzazione. Valorizzazione che non può ridursi alla logica dei giacimenti culturali da sfruttare più che si può, rischiando di dimenticare la delicatezza del bene Venezia, insieme alla ragione del suo fascino e di fatto svalutandola. Venezia, anche se qualche sindaco del passato se n'è risentito, oggi è sempre più un parco tematico, fuori controllo, macchina per fare soldi, anche malamente gestita da questo punto di vista. Se ai bilanci di fine anno si devono vendere palazzi e fare concessioni agli uni o agli altri privati perché i conti tornino e si rientri nel patto di stabilità, mi pare. Paradossalmente non bastano 30 milioni di presenze all'anno o 20 o 25 quelle che siano in un vortice che gira su se stesso con numeri sempre crescenti che si vogliono sempre maggiori.
La parola d'ordine è incrementare il turismo, sempre di più. Lo sviluppo si calcola il numero di arrivi, che in molti casi costano piuttosto che rendere, persino economicamente, nell'ottica di una logica economica sballata, se non stracciona, seppur si voglia prescindere dall'aspetto fondamentale del riguardo dovuto a un bene culturale straordinario e sempre peggio trattato. E qui fa testo la recentissima presa di posizione del World Monument Fund. Le grandi navi, a questo punto, che sono all'ordine del giorno, sono un elemento ineliminabile, ma non l'elemento, a mio vedere, l'elemento fondamentale di questo percorso che può rischiare di essere perverso. Di rischi e vantaggi di questa marineria oggi parleranno altri che sono tecnici del settore, non come me, un dilettante curioso di storia. Io mi limiterò a dire che, anche se sono proposte come il segno del possibile degrado, le grandi navi mi paiono il sintomo e non la causa prima di una situazione di grande rischio per la salvaguardia della città, cioè del vero capitale, che non è solo culturale, che il passato ha voluto lasciarci in eredità e che noi rischiamo di dissipare. A monte, come si diceva una volta, rimane un turismo sempre più fuori controllo, che ha già stravolto il tessuto sociale e civile di una città che non è più una città compiuta, ma è un quartiere di una costruzione urbana artificiale, messa in essere negli anni venti del secolo scorso per interessi, allora dotati di una forte logica, però bruciati dal tempo. Un quartiere al quale la nostra cultura amministrativa non ha forse saputo trovare altro che una destinazione di turismo di massa in un contesto che però la massa, a mio vedere, non può reggere. Grazie. Bene, ringrazio Portalli per questa relazione densa, concisa, con molti interessanti spunti. Chiedo se ci sono domande su questa relazione, domande di chiarimento da parte del pubblico. No, no, se si conviene farlo subito. Se non ci sono domande, passiamo allora avanti e passiamo alla relazione di Andrea Rinaldo. Sì? C'è qualcuno? No. Sì, c'è una domanda, prego. Aspetti che arriva il microfono, perché sennò non si sente niente. Chiedo scusa, molto convincente l'impostazione, mi chiedo se vale anche all'eterno, cioè la difficoltà secondo un filone di storici è spiegare la decadenza con la di Venezia con la perdita dell'autonomia politica, con la scoperta delle Americhe, con eccetera. Ho la sensazione che il vero problema sia spiegare come è sopravvissuta così a lungo dal 1500 fino ai giorni nostri. E una delle spiegazioni che mi darei, non so se posso trovare conforto in una opinione favorevole, è l'arte. Se si va in giro per i musei, dal Metropolitan al Parigi, eccetera, le due sale migliori sono la pittura fiorentina e quella veneziana. Può essere che è vissuta vendendo arte per tempo, per molti secoli? Grazie. Ma forse per quei secoli ne ha più comprato che venduto, perché la grande vendita è stata in età napoleonica, quando si fecero, non vorrei divagare, ma quando si fecero aste dopo la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici, che per poche cicche vendevano centinaia di opere d'arte tolte dai... No, lì secondo me, ma questo sarebbe un discorso che potremmo fare insieme noi due in un altro momento, se credi, il discorso è un altro. La grande abilità di Venezia storicamente è stato il senso dell'empiria, cioè capire sempre, adattarsi a quello che stava cambiando. Il mondo cambia sempre inevitabilmente, quella che era una grande potenza diventava una potenza provinciale, ma riusciva in qualche modo a mantenere un senso dello Stato che riusciva a garantire la sopravvivenza dello Stato stesso. Questa è stata la fortuna di Venezia per alcuni secoli, cioè uno Stato che era più debole,
ma sapeva reggere il caso, poi chiudo subito, ma il caso della lotta con Genova è clamoroso, perché Genova ha sempre vinto, ha dato delle bastonate terribili a Venezia, ma alla fine chi ne è uscita è Venezia. Perché? Perché Venezia aveva un senso dello Stato che era di un certo tipo, Genova aveva un senso dello Stato che non era un senso dello Stato, ma era il fatto che lo Stato fosse proprietà privata di una corporazione finanziaria. Comunque, sono stato troppo lungo. No, c'è un'altra, lecce la signora, se prego. Breve la domanda e breve la risposta. Soltanto due, ce ne sono già due, poi che sono mai. Prego, parli, parli signora. Certo, sì, ecco. Breve domanda. Lei ha messo molto in stretta connessione Venezia con il porto, il mare, la sua storia molto... come fossero due cose molto legate. Guardata con gli occhi di oggi, Venezia non è più stato, una città tutto sommato marginale nel contesto italiano, non fa politica in nome proprio, e tutte le infrastrutture, il porto, l'aeroporto, la ferrovia, le autostrade, sono corpi estranei per Venezia, sono infrastrutture. Ognuno di questo, ognuno di loro fa... lo scopo istituzionale o economico per cui funziona, ma non c'è più nessuna regia per Venezia. Venezia è rimasta solo l'attrazione, ma l'attrazione può essere un grande problema, e questa attrazione sfruttata da tutti questi soggetti tra loro indipendenti può essere la morte di Venezia. Io posso essere d'accordo con lei, però non vorrei entrare in ambiti che non sono i miei. Certamente è un dato di fondo il fatto che Venezia ha potuto contare sul mare quando sul mare contava, per le ragioni che lei ha detto. Quando dal 500 ha cominciato a contare di meno, è cominciato un adeguamento a una realtà che era diversa. La storia cambia nel tempo. Bene, allora passiamo, grazie. Grazie per gli interventi. Passiamo adesso a Andrea Rinaldo, che ci parla di morfologia e evoluzione della laguna. Prego. Grazie. Non è certamente difficile per me suggerire che, come diceva il Presidente in apertura, che questo luogo sia naturalmente deputato ad un confronto, a una discussione, una riflessione, anche un dibattito naturalmente, ma un confronto fra temi storici, tecnici, sociali ed economici che sono rilevanti le politiche di salvaguardia di Venezia e del suo ecosistema, della sua laguna, della sua entroterra. E lo è perché lo è da 150 anni almeno, cioè da 200 nella vita dell'Istituto, ma da almeno 150 anni esiste una traccia anche editoriale di questo dibattito, del fatto che questa sede, questo luogo è stato luogo deputato a questo tipo di confronti. Non poteva naturalmente fare eccezione l'argomento di così grande attualità, l'argomento del porto di Venezia, perché coinvolge ha molte implicazioni sul futuro della città, della città compiuta, come diceva Gherardo poco fa, così intimamente legata al suo porto. E il tema, diciamo, portante in questi 550 anni dell'Istituto è stato quello di vedere come sia possibile, attraverso questa riflessione, questo confronto, di vedere come possa buona scienza diventare buona politica. E il compito che mi ha assegnato è un compito del tutto introduttivo, altri parleranno, in particolare il professor Dal Paus del mestiere, io faccio l'idraulico, non lo storico, e tenterò appunto di fare piuttosto lo storico che l'idraulico in questa introduzione. Però le considerazioni che proverò a fare saranno impostate a una questione di metodo, cioè morfologia ed evoluzione intese come cartina di tornasole di un dibattito più grande che coinvolge il destino della città. Il tema generale, diceva Gherardo prima, di questa empiria, di questo adattamento che è caratteristica della storia di Venezia, questo si vede certamente anche nei temi che mi sono stati assegnati, cioè morfologia ed evoluzione. Si tratta di un sistema continuamente riadattato e manomesso per seguire mutevoli scenari o di trasgressione e regressione marina da una parte, o scenari di mutati modelli economici e sociali. Quindi l'idea che vorrei comunicare è articolata in tre punti sostanziali. Il primo è che per decidere quali schemi di salvaguardia siano appropriati e condivisibili, specialmente in questi momenti di scelte, anche per il futuro delle forme lagunari residue, il tema dei piani morfologici, bisogna essenzialmente aver deciso cosa fare di Venezia.
Cioè è illusorio e fuorviante ritenere che schemi di salvaguardia possano supplire il modello di sviluppo economico-sociale, perché è vero viceversa. Cioè è necessario aver deciso cosa fare, che cosa fare della città, il tema che lo storico vede così chiaramente sopra la preoccupazione per la monocultura turistica che sta prevalendo come attività della città, o il tema della città compiuta, è un modello a cui si attaglia il modello di salvaguardia e non viceversa. E questo emerge dalle considerazioni che a mio giudizio sono documentate e basate. Il secondo, che occorre capire che nel caso specifico dell'ambiente di Venezia, manomesso nei secoli in vario modo, come ricorderò più brevemente, il concetto di sostenibilità dello sviluppo, inteso come un armonizzare una forma naturale dell'ambiente rispetto alle attività dell'uomo che lì si svolgono, patina su ghiaccio molto sottile nel caso di Venezia, perché non esiste uno stato di riferimento a cui ci si possa riferire, non esiste una laguna preferenziale, tutte le lagune che si sono succedute, manomesse dall'uomo per servire questo modello di sviluppo economico e sociale della città, sono tutti stati possibili, tutti stati ugualmente probabili in una storia evolutiva adattativa dominata da questa empiria. Quindi non esiste una laguna preferibile. Quindi il concetto di conservazione acritica è un concetto complicato. Il tema connesso, che è quello della morfologia, è che in realtà se esaminiamo senza pregiudizi l'evoluzione morfologica in assenza di ulteriori azioni, come se decidessimo oggi di lasciare spazio ai fenomeni evolutivi spontanei, nulla resterebbe delle forme lagunari residue che ci sono state lasciate, che sono il prodotto di questa storia sedimentata. Non resterebbe, ed è abbastanza chiaro sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista empirico, quale destino avrebbero le forme lagunari, la morfologia della laguna e il suo uso economico, naturalmente, rispetto al quale ogni piano morfologico non può non confrontarsi. E la terza considerazione che da questo dovrebbe emergere è che il momento delle scelte è sempre un momento di opportunità, un momento di discussione, un momento di verifica. Cioè la partita sul futuro del porto potrebbe essere un momento decisivo per questo ripensamento di Venezia, io credo. Proprio per il riesame che avrà di quali siano le attività, l'uso economico dell'ambiente di Venezia, l'uso appropriato economico dell'ambiente di Venezia, grandi navi o non grandi navi, un tema su cui è lecito avere opinioni diverse, io le ho molto formate rispetto a queste. Ma certamente l'idea che debba esistere un pregiudizio sulla manomissione della laguna per servire un modello che sia condivisibile è un pregiudizio infondato, perché mai è successo nella storia evolutiva di questo. E anzi, fra trasgressione e regressione marine ci si chiede piuttosto quali possono essere gli interventi morfologici che conservano il capitale ambientale, il tema centrale dell'economia dell'ambiente. Cioè se possono esistere delle ricostruzioni, delle strutture che danno in realtà alla laguna, progettando negli i servizi ecosistemici, una forma che possa mantenersi da sé. Quindi in qualche maniera saper leggere la lezione che emerge da questi 1000 anni di storia, citando il libro di culto di cui faceva menzione il Presidente prima, Luigi Dal Paus, che parlerà dopo con ben più profondità di quanto ne possa parlare io, Fatti e misfatti, 1000 anni di fatti e misfatti di idraulica lagunare, e per una storia coerente della catena di cause e di effetti che hanno portato alla situazione in cui siamo arrivati, a mio giudizio è un tema di grande importanza. Il primo, quindi, l'idea che non esista una laguna di riferimento, la prima idea è evoluzione, verso cosa tende un sistema di questo genere, perché non esiste una laguna preferenziale, una laguna più bella, quella malarica trecentesca, quella placida settecentesca, quella turbolenta di oggi, non ce n'è una preferibile rispetto alle altre, sono tutti stati possibili di un sistema. Sul fatto come diceva Vladimiro Dorigo, che il concetto di equilibrio, nel senso statico di mantenimento che esso presuppone, non ha spazio alcuno nei fenomeni evolutivi naturali. Questo naturalmente chi studia auto-organizzazione e anche evoluzione biologica adattativa lo sa perfettamente bene, ma non c'è bisogno di una dimostrazione molto profonda nel caso della Laguna di Venezia. Basta appunto fare gli storici dilettanti, come è concesso un idraulico. Guarda la storia degli interventi idraulici della Laguna di Venezia. La laguna non sarebbe più se non fossero state fatte degli artefatti dell'opera dell'uomo decisivi nel modificare un assetto. Perché? Per la natura è uno stato metastabile, si forma in un punto, sparisce in un altro. Delle migliaia di lagune che nella particolare congiuntura di scale di trasgressioni e regressioni marine sono succedite nella storia, quelle migliaia di lagune sono sparite tutte tranne due. E perché? Perché l'uomo le ha mantenute. E perché le ha mantenute? Perché servivano un modello di sviluppo economico e sociale ragionevole per quelle aree.
questo è il caso in particolare della Laguna di Venezia, la ragione di fondamento è la ragione salubrità, naturalmente, commerci, scali, e soprattutto difesa militare. La ragione per cui la laguna venne mantenuta ad ogni costo, il principio, il canone assoluto della inviolabilità della Laguna di Venezia era legata al fatto che rendeva Venezia ben difendibile, come alcune vicende, forse l'unica battaglia che con i chioggiotti abbiamo vinto, fu quella con i genovesi abbiamo vinto, fu quella di Chioggia, perché mandammo truppe di terra con la bassa marea, se non sbaglio, grado, poi mi correggerai. Ma certamente basterebbe ripercorrere la storia dei grandi interventi, non basta ricordare la partita delle grandi diversioni fluviali, che è cominciata nel 300 e finita nel 1860, col disastro di Paleocapa, per niente dei moderni idraulici principe. Il disastro di Paleocapa venne rimediato con la definitiva estromissione della Brenta verso nel suo alveo attuale. Ma anche nel 600 la diversione del Po delle Fornaci furono opere gigantesche, perché si credeva a torto o a ragione, e sulla sapienza di secoli potremmo avere a lungo materia di discussione, perché si riteneva che rendesse meno spurga la bocca di Chioggia, la bocca di Malamocco, e che creasse problemi alla navigazione, al grande traffico marittimo e militare che faceva grande Venezia. Ma non sono le uniche, i contermini lagunari sono stati modificati in 100.000 modi, l'interno della laguna è stato modificato continuamente con la creazione, lo spostamento e la demolizione di saline, per esempio, tagliate, scomenzere, drizzagni, quanti ne volete di questi. Naturalmente i murazzi, lo stesso processo che generava la genesi di una laguna, era un processo, l'ontogenesi lagunare è un processo in cui nella congiuntura di scale di produzione di sedimenti da terra e di trasporto da mare si creano questi lidi e il cui sormonto genera in origine le lagune. Il consolidamento dei murazzi così sottili, con i murazzi di questi sottili lidi, fu essenziale per preservare l'ambiente che oggi voi vedete. E naturalmente una questione, ecco, tecnico-storica, se volete, concerne i canali navigabili. Allora, il grande scavo dei canali navigabili e l'assetto delle bocche di porto. Allora, non è questa la sede, ma esiste una documentazione molto interessante, molto ricca, in particolare forse ne parlerà il professor Dal Paolo, che di queste cose è maestro. Tra l'altro devo anche dire, sono dimenticato di farlo in origine, ma direi che una delle ragioni particolarmente importanti a mio giudizio per il fatto che l'istituto sia questa sede, perché è rinata, come diceva il Presidente, questa commissione di studio sui problemi di Venezia, e perlomeno da parte di Luigi Del Paus e mia non può non mandare un pensiero grato ad Augusto Ghetti, che fu Presidente di questo istituto e che ne fu animatore a lungo tempo, ma se ne occupò a lungo. Due temi molto importanti: è stata sottostimata per molto tempo, si tende appunto a dare questa venezianissima attribuzione di colpe, cause e effetti sopra questi problemi. Si è sottostimato a lungo il ruolo che hanno avuto gli assetti delle modificazioni delle bocche lagunari. Le bocche lagunari non erano tre e non erano come sono adesso. La costruzione ottocentesca austriaca, che era funzionale a un porto militare di un certo tipo, dell'assetto delle bocche, quale quello che noi abbiamo, che vediamo sostanzialmente oggi, anche poi se poi l'ultima modificazione della bocca di Chioggia è degli anni 50, ha modificato sostanzialmente la simmetria del trasporto da laguna verso mare e da mare verso laguna, avendo come concausa una formidabile sparizione di importanti forme a marea lagunari per il mancato apporto di sedimenti dentro terra. Questa è una laguna completamente sbilanciata, una laguna che può mantenersi com'è nel tempo, ecco il tema dell'evoluzione, potrebbe stabilizzarsi in un bilancio di produzione di sedimenti da terra e da mare e di trasporto da parte di correnti lagunari e marine. Penso che si possa stabilire semplicemente in questo modo. Allora, mancando l'apporto da terra, sostanzialmente, mancando i fiumi, anche fossero reintrodotti ad oggi, e con un assetto fortemente disimmetrico, questo bilancio non può esistere. Quindi lo stato stabile verso cui tende la laguna, ci sono dei fenomeni di produzione di sedimento, ed è un tema su cui naturalmente non piuttosto tecnico, su cui non vi annoio, ma esiste produzione di sedimento organico e sedimento inorganico. Sedimento inorganico, appunto, queste sabbie, questi materiali portati dai fiumi che più non ci sono. Ma c'è un importante tasso di posizione organica che fa riferimento al ruolo fondamentale che hanno la coevoluzione di biota, di fenomeni biotici e di fenomeni abiotici. Cioè una laguna può, una barena per esempio, può mantenersi in equilibrio stabile anche rispetto a tassi di trasgressione o regressione marina di un certo tipo, se la vegetazione alofila consente un tasso di accrescimento della barena che con questa sia confrontabile. Allora le condizioni di queste si conoscono abbastanza bene. Ma quando questa vegetazione non possa più sussistere, allora è evidente che lo stato stabile è studiato, e ci sono dei modi per poter capire come si bilanciano tutti questi processi, lo stato stabile della laguna, quello cui tenderebbe ineluttabilmente la laguna
di Venezia lasciata a sé è un cavo informe che ha una profondità di circa 2 metri. Quando le azioni concorrenti di demolizione di forme per opera del vento e frangimento di onde da vento e fenomeni di trasporto interni alla laguna, quali quelli che possono maturare con la laguna che è restata, troverebbero un equilibrio. Allora, se facciamo due conti e noi diciamo che, bene, di fronte a un tasso per esempio di aumento combinato del medio mare dell'ordine di 10 cm per secolo, grosso modo, non è irragionevole, le previsioni dell'IPCC daranno delle misure che peraltro sono globali e non regionali, quindi potrebbero ancora variare, però certamente non autorizzano nessuna tranquillità. C'è un tasso da 4 a 6 centimetri per secolo di subsidenza naturale residua. Cosa vuol dire? Che la Spartina, che è il primo colonizzatore delle barene, può sopravvivere fino a una quota di 20 centimetri sul medio mare, perché nel rapporto fra il periodo di sommergenza e la sopravvivenza della vegetazione alofila, oltre, diciamo, sotto i 20 centimetri non può stare, significa che fra 50 anni non abbiamo più barene. E con essi i servizi degli ecosistemi, anche culturali, che queste ci danno, e a gratis. E non è l'unico servizio che gli ecosistemi danno. Quindi l'idea è che è chiaro da un punto di vista teorico, da un punto di vista empirico, basta chiedere allo storico di controllare il tasso di sparizione. Io ho ancora 2 minuti poi per finire questa... Quanti minuti ho ancora? 2-3 minuti. Quindi, tema 5 per chiudere, perché naturalmente poi tendo a... Comunque ho le conclusioni qui sotto che dirò fra 2 minuti. Il tema quindi sostanziale è che è impensabile, l'idea è che se desideriamo dei servizi da questi ecosistemi dobbiamo costruirli. Cioè è l'intervento dell'uomo che ci consente di conservarli. Non c'è nessun concetto di conservazione astratto che ci consenta di dire beh, lasciamo che le cose vadano come devono andare, perché nulla resterà di quanto vediamo oggi in assenza dell'intervento dell'uomo. Quindi sono contrario di principio all'idea che non si debba manomettere la laguna. In realtà si deve manomettere la laguna per poterne conservare dei servizi di qualunque genere. E il problema è come deve essere sistemato il processo tecnico, scientifico e di condivisione che porta a interventi di questo tipo. L'idea sostanziale è che, ancora di introduzione, quindi equilibrio di lungo termine è noto, l'idea che questi stati, che non esista una laguna preferenziale perché è una storia bimillenaria di continue trasformazioni, completamente artificiale, completamente parto dell'opera dell'uomo, che si è opposta tradizionalmente alle direttrici naturali dell'evoluzione, perché la laguna sarebbe sparita 400 o 500 anni fa in assenza dell'intervento dell'uomo, e lo si fece per ragioni molto chiare, che non sussistono più oggi. Quindi il tema che trattava Gherardo, che è un tema che ci è molto caro, cioè l'idea di capire che è necessario mettersi d'accordo su cosa fare di Venezia, città compiuta, per assestare rispetto a questo ogni piano di salvaguardia. Devo dire che questo... L'evoluzione morfologica lasciata a sé nulla produce di significativo dal punto di vista della sopravvivenza delle forme a marea, le forme lagunari residue, né dei servizi di questi ecosistemi. E quindi l'idea è di, parliamo di un piano morfologico che sia adatto alla sopravvivenza della città, alla sopravvivenza della laguna, non un ornamento della città come sostanzialmente è stata o perlomeno considerata per qualche periodo in qualche enclave, ma come parte vitale che merita di essere conservata per sé. Ma soprattutto un piano morfologico di questo tipo, con questi vincoli, non esiste un equilibrio di riferimento e bisogna intervenire per poter avere qualcosa, non può essere insufficiente rispetto all'analisi economica. Quindi è a questo che io guardo negli interventi di Paolo Costa che seguiranno, quelli importanti, agli interventi di Luigi Del Paos, agli interventi di Ignazio Musu e di Tattara. Perché E questo è il punto, il piano morfologico deve tenere in conto quest'idea, c'è un piano morfologico per la qualità dell'ambiente in senso lato, che parli anche di biodiversità, che parli di conservazione appunto di specie, che parli di qualità ambientale, non può essere insufficiente rispetto a questa analisi, perché anche nella morfologia lagunare le risorse ambientali, se sfruttate, possono essere ricostituite entro certi limiti da cicli naturali e generare il mantenimento indefinito del capitale ambientale. In sostanza, un vero piano morfologico deve invertire le tendenze evolutive in atto, creando ex novo o rigenerando aree di transizione e soprattutto ridisegnando le attività economiche che interagiscono con la forma della laguna. Questo è il punto realmente ineludibile. Quindi, in conclusione,
Le valutazioni tecniche e scientifiche che sono di supporto a piani di questo genere, di ripristino morfologico adattato alle esigenze di sviluppo economico e sociale, cioè mirati alla laguna come bene in sé, non solo come un ornamento, magari anche avvertito intorno alle nuove esigenze di obiettivi di qualità ambientali, ci sarebbero, cioè ci sono le culture adatte per poterlo fare, a differenza del passato, perché, e questo è argomento di altre cose, ma la sapienza dei secoli su questa materia non esiste, non è mai esistita. In realtà i tecnici del passato o non erano ascoltati o realmente avevano una percezione assai limitata delle conseguenze di quello che i loro interventi, anche colossali, avrebbero avuto, e delle scale dei tempi relativi. Pensate alla navigabilità, naturalmente, lo scavo dei canali, tema di cui si parlerà certamente, ma ci saranno delle ragioni per cui l'effetto del canale di Torre Emanuele, spero che ne parli Luigi Dal Paos, o del canale dei Petroli è stato così diverso dal punto di vista morfologico, ma ricordo anche che ai primi del Settecento il canale dell'Orfano e il canale di Santo Spirito vennero scavati per consentire la navigazione dalla bocca di Malmocco alla città di Venezia, che sarebbe stata impossibile in loro assenza, solo per le barche microscopiche. Quindi stiamo parlando, storicizzare vuol dire parlare di un processo che è molto sedimentato e molto antico. Naturalmente questi strumenti per definire questi interventi di lungo periodo, le loro modalità, gli scenari evolutivi che con questi sono connessi, ci sono, e sulla base di un'attenta considerazione dei rapporti fra gli interventi, c'era un titolo famoso che si è detto in passato, ripristino, conservazione e uso dell'ecosistema lagunare veneziano. Sono temi fascinosissimi, ma sono temi che vanno trattati appunto con le culture adatte. Le condizioni di uso della laguna vuol dire anche ai fini economici, quindi vuol dire anche parlare di grandi navi, piaccia o non piaccia. Cioè il problema che mi pare, il problema generale, forse il momento adatto è adesso, è quello del contesto che renda credibili e condivise queste valutazioni. Mi sembra cioè che manchi ad oggi una cerniera culturale adeguata, che sia pubblica, che sia indipendente e che sia autorevole, per supportare le prossime scelte politiche rilevanti agli usi sostenibili della laguna, anche a questi fini. Questa mancanza naturalmente ha radici lontane, un po' perché tutta la scienza, per esempio idraulica, da sempre, da molti, è stata considerata come asservita ai disastri del fare, io non credo che così sia, o per un certo sistematico abuso strumentale, anche politico, di risultati tecnici o di certi risultati tecnici. Ecco, allora, che sedi e confronti di questo tipo, la commissione di studio, l'Istituto Veneto, come sede imparziale, come sede terza, che dà voce a tutti e che tutti ascolta, possono avere un ruolo importante per rendere ogni provvedimento trasparente e condiviso, ogni decisione meditata e non affrettata, non mistificata o fuorviata. Quindi il dubbio critico, l'analisi rigorosa, sia storica naturalmente, che tecnica, scientifica, come volete, che economica, non sono negoziabili, e io credo. E di questi non si deve mai avere paura, cioè di questo confronto non c'è da aver paura da parte di nessuno. Su questi deve basarsi, secondo me, quella lezione universale che nasce da Venezia e dal suo ambiente. Vi ringrazio. Grazie. Ci sono due domande, una si era già prenotata nel corso della Zitelli, e l'altra dietro anche lei. Cara Andreina. Grazie, sono la professoressa Andreina Zitelli e voglio ringraziare Andrea Rinaldo per aver ricordato un caposaldo della cultura scientifica veneziana scritto da me insieme ad altri colleghi, dei quali mi piace ricordare Paolo Gatto, che ci lasciò subito alla fine di quel lavoro, cioè ripristino, conservazione ed uso dell'ecosistema lagunare veneziano. E mi fa anche piacere notare come un esperto idraulico si sia peritato di entrare con una certa acquisita competenza nei fenomeni di conservazione delle caratteristiche di un ambiente naturale che esiste, che noi abbiamo classificato laguna. Effettivamente non sappiamo nemmeno se esiste una categoria generale universale di laguna. Ha detto anche Rinaldo che l'assetto oggi è fortemente dissimmetrico tra fenomeni, chiamiamoli così, erosivi e fenomeni compensativi di apporti di sedimenti. Ma questo non è sufficiente a definire un equilibrio dinamico
di un ecosistema definito dalla Convenzione Scientifica Internazionale Laguna. I fenomeni, ancorché fossero compensati, e non lo sono, non sono sufficienti a spiegare la capacità di resilienza di un ambiente, che è quello che determina la sua definizione morfologica funzionale. Quindi quando si distruggono le capacità di resilienza di un ambiente naturale o diciamo artificial stabilizzato, ecco, in quel momento noi siamo sopra alle capacità di intervento. Questo è il punto, sì, il punto della conservazione. Allora voglio capire, sì, come sì, un professore di idraulica pensi di poter coprire totalmente. Era chiaro. Ah, chiaro. Era chiaro. Allora c'è la domanda dietro. Dietro dice. Sì, prego. Mi pareva che era molto bene ribadire che non c'è un equilibrio naturale, quando Rinaldo giustamente dice che non c'è uno stato naturale a cui riferirsi. Il problema però è appunto quello, se noi tendiamo o no a un equilibrio sostenibile, perché la parola giusta usata, perfetta, è sostenibile, e se ogni intervento che facciamo è o meno compatibile non solo nell'immediato periodo, breve, ma minimo minimo per chi lavora un secolo. Stiamo ragionando sul superamento del progetto del porto di un secolo fa, e quindi come minimo qualunque cosa che facciamo, dovrebbe valere anche per qualche intervento specifico, deve poter traguardare un secolo. Allora il problema è tutto lì, perché quando giustamente si dice che bisogna invertire, ma è in legge speciale sta cosa da 20 anni, invertire i processi in atto, e quindi parlo di leggi, ridimensionare il canale di petroli, mitigarlo, ridurre, e quindi la compatibilità con quello, non tanto il solo di oggi, ma del futuro. Quindi quando tu dici si faccia i conti con le grandi navi, piaccia o non piaccia, certo devono andare fuori, in tutto il mondo vanno da Rotterdam a Amsterdam, a New York, a Londra, vanno fuori. Quindi se qualcuno le vuole, e siccome dobbiamo invertire, accetto tutto il ragionamento, non c'è nulla di naturale, l'equilibrio l'abbiamo ottenuto per circa un secolo, finisco subito, parlo dell'Ottocento più o meno, stiamo distruggendo la laguna, il problema è, d'accordo, discutiamo come, ma il risultato, qualunque intervento si deve traguardare a un secolo e dire se inverte il processo, se le cose che si fanno sono compatibili e sostenibili nel lungo periodo, quello è l'equilibrio dinamico. Ma deve invertire un processo che va avanti da 40 anni, avendo scritto e votato in tutte le leggi speciali, in tutti i piani, che dobbiamo invertirlo, ma invece lo stiamo ulteriormente aggravando ogni intervento che c'è all'orizzonte, compreso quelli oggi sul giornale. Grazie. Allora, risposte rapide. A parte che sono onorato di avere un dibattito da due caposaldi del dibattito sulla salvaguardia, come Zitelli e Boato. Quindi mi fa veramente piacere, sono anni che parliamo di queste cose. Allora, per quanto riguarda, diciamo, dal punto di vista sia teorico che empirico, si capisce questo. Cioè, tu dici, se tu hai una differenza fra flussi, d'accordo, portati da terra, da mare e di trasporto all'interno della laguna, tu sai che lo stato a cui arriverai sarà uno stato in cui, lo stato in cui non hai variazione nel tempo, è uno stato che ha determinate caratteristiche. Questo si può studiare la stabilità di questo stato. Quello che si osserva è che in passato, nel capire quale potesse essere questo stato, è stato molto sottovalutata, per esempio, gli effetti della biologia, gli effetti del biota, è fondamentale questo. Ma vedi, questo a proposito di uso economico della laguna, non dimentichiamoci del fatto che le arature del fondo che vengono fatte distruggendo la continuità di questi strati di microfitobentos con queste turbosoffianti o questi barchini che mettono le cose, fanno un disastro ambientale che è confrontabile con disastri epocali, quindi anche di questo forse dovremmo parlare. Ma quello che voglio dire è che lo stato stabile verso cui tende un ambiente di questo tipo oggi si conosce, io penso poi che si conosce, si sa a cosa tende. Per quello che dice Boato, allora sul fatto, sul ruolo, la relazione, si è molto parlato, se ne è molto scritto, si è molto discusso del ruolo, per esempio,
di cui tu parli dei canali di petrolio, ma vedi, inversione del degrado, di necessità, e questo è un tema su cui potremmo riflettere apertamente, senza paura di niente, perché naturalmente nessuno di noi è portatore di interessi di nessun tipo, ma io ti posso dire che la ricalibratura dei canali di petrolio non inverte il degrado della Laguna di Venezia, perché quel processo non è così che va invertito. Il processo di erosione dei bassi fondi, quello che porta a quel canal che ciama e a quel cavo immondo che è stato generato dallo scavo dei canali di petrolio, non si ferma riducendo una dimensione. Perché la maggior parte dei fattori condizionanti l'evoluzione morfologica sono il frangimento di onde da vento. E in un processo che è autoeccitato trova stabilità solo quando il fondale della Laguna di Mezzo va intorno ai 2 metri di profondità. Allora altro bisogna fare. Allora bisognerebbe per esempio ridurre il fetch su cui soffia la cosa. Allora bisogna costruire isole in mezzo alla laguna. Io non ho obiezioni di principio, e questo è il punto su cui vorrei che ci confrontassimo. Non ho obiezioni di principio a costruirle, a mettere le mani nella laguna, perché certamente questo non sto proponendo di farle. Dico che non può essere, non può essere, Andreina, questo sono assolutamente convinto, non può essere. No, Biano, è un momento, non accetti interventi da parte del pubblico finché non sta parlando. È interessante, dai, un esempio per tutti, parlare della terza zona, delle zone di bonifica della terza zona industriale che sono diventati sito nazionale di interesse nazionale per l'avifauna, per l'avifauna nidificante, cioè l'Ellatura fa presto a riprendersi questi spazi, quindi non può esserci pregiudizio per l'opera dell'uomo. Allora, grazie. Una cosa però che devo aggiungere come elemento importante da ricordare è che la previsione di innalzamento del medio mare in un secolo è di 80 centimetri almeno. Ecco, quindi di questo bisogna tener conto in tutti i discorsi che faremo. Adesso Paolo Costa, prego. Siccome ci siamo promessi di non sforare quei tempi, temo che se seguiamo 20, la presentazione... 20 minuti, sì, no, ma stavo dicendo soltanto che vediamo un attimo se ci sarà qualche cosa da far vedere, poi se richiesta, ma non senza bisogno di farlo. No, io volevo partire, intanto, come dire, mi associo al plauso al Presidente dell'Istituto Veneto e all'Istituto Veneto con tutto, per aver ricreato, almeno io spero, non solo occasionalmente oggi, ma da adesso in avanti, un luogo in cui ci si possa scambiare idee, confrontarle, discutere, insomma, di cui credo si sentisse la mancanza, almeno io sentivo la mancanza, ma penso che tutti ne sentissero la mancanza da lungo tempo. E spero che, come dire, e sono contento dal mio punto di vista in questo momento che si sia decisi di partire dal rapporto Porto-Venezia, nel mio caso per motivi d'ufficio, ma anche devo dire per motivi perché penso che sia una delle chiavi attorno alle quali il ragionamento complessivo va fatto. Faccio subito due osservazioni che mi derivano, come dire, metto in pratica, dimostro che il dibattito è già stato fruttuoso. In fondo Gherardo ci ha detto che il rapporto tra Venezia e il mare, quindi tra Venezia e il suo porto, è un rapporto che era legato alla sapienza politica della Serenissima. Quando la Serenissima ha saputo esercitare la sua sapienza politica, ha adoperato questo complesso, questo suo rapporto con il mare e con il porto in una certa maniera. Poi gli altri poteri sono succeduti e l'hanno fatto in maniera diversa. Andrea ci dice, altro tema che insomma, però che o lo prendiamo o non lo prendiamo, se andiamo poi al nocciolo della faccenda, che in fondo ogni ecosistema, perfino l'ecosistema lagunare, è uno sistema che è stato artificialmente costruito di volta in volta funzionale a un qualche diciamo disegno di politica economica o di obiettivi socio-economici complessivi che si andavano fornendo, cioè che non ha una sua. Allora, questo ci porta, bisogna stare attenti perché entrambe le osservazioni ci portano su un terreno molto scivoloso, no? Cioè nel senso che dipende dalla sapienza politica e che dipende da un modello. Perché allora il discorso devo spostare su quel fronte, perché una volta che abbiamo stabilito di che tipo di modello abbiamo bisogno, automaticamente ne discendono poi, non dico le conseguenze, ma comunque i parametri di riferimento per intervenire nel caso della laguna o per intervenire nel caso dei rapporti, diciamo, sul valore da dare all'evoluzione e all'evoluzione del porto in certa maniera. Si concludeva anche che oggi non c'è una regia che mette insieme le varie che ci sono in dentro, che non c'è una regia veneziana, tra virgolette, delle faccende. Ora, su questo magari avremo occasione di discutere in qualche altra, varrà la pena di dedicare una sessione, se è possibile, di questa cosa al tema, ma volevo farvi presente due cose, e cioè che
È vero che non c'è una regia, tra virgolette, veneziana. La domanda è se ci, dovesse, se ci debba essere, adesso lo dico in termini, come dire, come categoria retorica, mi domando, no, quale sia il ruolo che debba avere una regia veneziana, perché succede così. Parlo del porto, così mi resto sugli argomenti di cui mi occupo, ma potrei benissimo parlare della Biennale, dell'aeroporto, cioè di quelle cose di rilevanza, tra virgolette, che sono nazionale o internazionale, e rispetto ai quali è evidente che rispondono non necessariamente soltanto alla esistenza locale. Cioè bisogna che stiamo attenti a non sbagliare di prospettiva, cioè nel senso di immaginare, è evidente che il porto, l'aeroporto, la Biennale, poi non so che altro volete, e la Fondazione Cini, che ne so, tutte queste cose sono parti di un sistema locale veneziano, ma nel contempo a loro volta sono parti di sistemi a cui rispondono di completamente cosa diversa. La Biennale è un'istituzione, la più importante istituzione italiana, che è a Venezia, che ha rapporti con Venezia, ma non dipende dalla... Non è di non sto dicendo chi è il potere o la politica, sto dicendo di responsabilità. Non c'è una responsabilità veneziana tout court sulla Biennale. E lo stesso vale per il porto. Lo stesso vale per il porto, per cui io oggi le cose che dirò sono quelle che riguardano il rapporto tra il porto e Venezia, la sua laguna, che però vorrei, per dovere, insomma, avvertirvi che sono una parte dei problemi che ho, perché io ho dei problemi di rapporto del porto con l'economia veneta, relazione del porto con l'economia italiana, relazione del porto con l'economia europea, ognuna delle quali legge il fenomeno porto e in qualche caso può anche avere delle letture del fenomeno porto diverse da quelle locali. Non sto dicendo che c'è una gerarchia, sto dicendo che in un sistema, diciamo, politico multilivello come quello di cui viviamo, questi rapporti interagiscono tra di loro e non si può dare per escluso, quindi non ci si può dire Venezia dice così ed è così, come non si può dire l'Europa dice così ed è così. È che viviamo in un mondo complesso in cui queste cose vanno fatte e non per problemi di legge, di potere, di cose, ma problemi reali. Vi faccio un esempio molto, molto, molto semplice, che è il problema di ieri, l'altro ieri. Ieri è stato approvato, credo, a Lussemburgo, o comunque insomma è in via di definitiva approvazione, un regolamento europeo che definisce praticamente la struttura infrastrutturale europea per i prossimi 30 anni, 2030-2050. 2030 per la parte essenziale, perché è la più importante. Quindi si è letto, l'Europa si è chiesta quali siano le infrastrutture, i nodi infrastrutturali importanti, i nodi e gli archi che le collegano, sono importanti, dell'Europa. Bene. Sono o sono porti o sono aeroporti o sono archi, diciamo, della cosiddetta di corridoi europei, insomma, che parlano da una parte e da altre cose, o di interporti o porti interni. Sono, per fare un'idea, si è fatto una selezione, si è deciso di fare una core network, cioè di fare una rete essenziale, quella fondamentale, quella che è assolutamente indispensabile fare per esigenze europee. Venezia c'è dentro. Come porto, come aeroporto, come porto interno, perché anche la testa di ponte di una navigazione interna che può andare fino a Mantova, è il luogo di incrocio di 2 su 10, di 2, il corridoio mediterraneo e il corridoio adriatico-baltico, sono 2 dei corridoi mediterranei di mondiale importanza, e quindi è evidente, tanto per capirsi, che in maniera molto naive, da Bruxelles ci si attende che da qua si risponda a queste esigenze, cioè si sia capaci di mettere in moto porti, aeroporti, porti interni, interporti, che è quello di Padova, che è connesso al sistema veneziano nella logica europea, e che risponda. Capite che questa lettura, che è una lettura europea, che vuol dire avallata da tutti gli stati membri, eccetera, eccetera, e così via, è una lettura completamente diversa da quella che stiamo facendo qui oggi, ma potrei farvene una di livello regionale. Abbiamo un'economia regionale qui dietro, il cui costi, diciamo, di produzione, quindi la competitività che consente le produzioni venete, per fortuna in questo momento molto orientate all'esportazione, in questo momento nel nostro paese è una cosa fondamentale, hanno una loro competitività che in parte, non tutto, dipende dal fatto che se passano ai porti di Venezia hanno una riduzione dei costi di competitività non tutt'altro trascurabile, e che se non passassero per di qua questo non ci sarebbe. Questo è un altro capitolo completamente diverso. Il terzo capitolo, quindi l'Europa, il Veneto, l'Italia fa lo stesso, ha un problema di sistema portuale in cui se non si decide molto rapidamente di sfruttare l'arco alto adriatico e l'alto arco tirreno come 2 luoghi che fanno un'economia di scala, cioè una capacità di trattamento di traffici comparabile
come sistema tutto l'Alto Adriatico, voglio dire Ravenna, Venezia, Trieste, Capodistria e Fiume, tanto per capirci, e dall'altra parte invece da Savona fino a Livorno. Se questi due archi non riescono a produrre una capacità di traffico che sia dell'ordine di grandezza almeno del più piccolo dei tre porti tra Anversa, Amburgo e Rotterdam, e noi rischiamo una totale incapacità di servizio logistico dell'Italia, che si sta fondamentalmente marginalizzando in questo paese, e altre cose di questo genere. Cioè, sto dicendo che esistono punti diversi in cui noi dovremmo guardare a quello che stiamo facendo. Lo dico naturalmente, voglio dire, quello che sto cercando di dire è che non possiamo pretendere nessuna gerarchia, ma neanche sottostare nessuna gerarchia, che è un lavoro complesso che va visto in tutte le cose. Quindi io, detto questo, mi limito a dire qualche altra cosa che ha a che vedere invece con il problema, quel sottoproblema del rapporto tra il porto e Venezia, avendo fatto la notazione che c'è questo, che qualunque decisione che riguardi poi l'attività del porto devono combinarsi con quelle che riguardano il porto e il Veneto, il porto e l'Italia, il porto e l'Europa, per non dire, per restare in un ambito, per non esagerare, per non andare a parlare di porto e mondo, perché insomma questo, anche se in qualche caso qualche cosa del genere si potrebbe dire. Lo dico anche qua per guardare i fatti funzionali, non i poteri, che io preferisco chiamare responsabilità che riguarda il porto. Anche qui apro solo una finestra, ma credo dovuta in questo caso, che riguarda anche Venezia in comune tutto. Quando diciamo, e credo di convenire fondamentalmente con le cose dette, che è Venezia, che è la sua, che quello che la storia ha costruito fa sì che oggi Venezia sia un'attrazione assolutamente fuori scala rispetto al mondo, nel senso positivo, nel senso che non può non essere il punto di riferimento di questa cosa. Però attenzione, quando diciamo questo, e nel momento in cui diciamo questo, e ci dobbiamo domandare di chi sia la responsabilità di questa, cioè di in che responsabilità è? È un fatto locale la conservazione di Venezia? È un fatto nazionale? È un fatto mondiale? Cioè, se Venezia è, dico alla Somers Koch, nel cuore del mondo, in che modo noi riusciamo a far sì istituzionalmente che il mondo si faccia carico di questa cosa? E chi è il sostituto, il proxy del mondo in questo caso? In questo momento è lo Stato italiano, nel senso che le leggi che ci consentono, è perché l'Unione Europea non ha competenze sulla conservazione del patrimonio in questo caso, e il mondo non esiste, nel senso che non esiste istituzione di questo tipo, è lo Stato. Quindi quando si dice che lo Stato è qualcosa di diverso, lontano, eccetera, eccetera, io ci andrei cauto, no? Lo dico perché non so se da veneziano tratterei in maniera migliore la conservazione del mio patrimonio di quanto non possa fare lo Stato che mi garantisce in altra maniera, o che mi costringe dialetticamente a confrontarmi su questo. Metto da parte e torno al problema che ci riguarda. Il problema che ci riguarda è fatto da questi tipi. Forse qualcosa la posso anche far vedere. Vediamo se funziona, se riesco. No, ho sbagliato. Sono riuscito. Eccolo qua. Vabbè, la prima cosa è molto semplice. Il porto a Venezia, pur nelle forme e nei rapporti giustamente prima indicati da Gherardo, è un porto che ha camminato sempre, ha camminato nei secoli, e di volta in volta, appunto, con spirito adattativo, è partito da essere, era rialto all'inizio, poi è andato dentro l'arsenale, poi di San Marco, poi sul canale della Giudecca, e poi, per arrivare rapidamente all'inizio del secolo, si stabilizza la marittima. La marittima è il primo passaggio, diciamo, fine del secolo scorso, in cui ci si muove qui dentro. Poi, come sapete, succede che all'inizio del secolo scorso, all'inizio del secolo scorso c'è questa invenzione, tra virgolette, di Marghera, sulla quale ritornerò fra un attimo, perché Marghera è sicuramente una invenzione portuale del secolo scorso assolutamente straordinaria, nel senso che l'intuizione che un paese che non aveva miniere portava le sue produzioni in bocca di miniera vicino al porto era un'intuizione banale, tutt'altro che banale, un'intuizione importante dal punto di vista della produzione industriale, con tutte le conseguenze che ha avuto, ma è un modello che si è esaurito. Attenzione, esaurito, si è esaurito completamente. Ma sta succedendo invece che in giro per il mondo, per gli effetti della globalizzazione, per l'effetto che i mercati non sono più mercati interni, ma che sono mercati mondiali, fa sì che non convenga più localizzare un'industria all'interno degli Stati Uniti, al centro degli Stati Uniti, ma si va o sulla West Coast o sulla East Coast.
che non convenga più localizzare un'industria importante che deve esportare al centro della Germania, ma ci si muove verso Amburgo. Sta succedendo lo stesso anche da noi. Si sta rimettendo in moto una strategia, una dinamica, va bene, portocentrica, come si dice, che sta spostando o che sta facendo rincrementare la domanda di spostamenti verso i porti. Nel nostro paese, nel nostro caso, l'industria di base non ha più nessun senso, perché perché sono tutte intensità energetica molto elevata, noi da un'intensità energetica non possiamo, o intensità di manodopera molto bassa, che non ci sono. Si sta ragionando e c'è quindi tutta una possibilità di riordino o di rimovimento in questa maniera. Vabbè, ha camminato il porto verso, in tutto il XX secolo ha camminato su Marghera, e ha camminato, in modo di vedere, fino al 2003. Poi spiegherò perché il 2003. Nel 2003, già spiegato è qua, insomma, va bene. Vediamo se riesco. Non riesco a tornare indietro. Non vuole tornare indietro. Eccolo qua. Al 2003. Perché dico questo? Perché è inutile che... altri elementi storici da rifare. Perché dico 2003? Perché nel 2003, perché non c'è dubbio che la vicenda, tra Porto e Venezia, come anche veniva ricordato negli interventi fatti prima, è un rapporto che va sotto osservazione, entra in discussione, una discussione molto pesante, no? Dal 4 novembre 66 al aprile 2003, cioè che sono i due momenti, che sono dal momento in cui lo shock della grande alluvione mette in moto un meccanismo che porta alle leggi speciali, eccetera, eccetera, che porta al dibattito, al rapporto UNESCO del 68, che porta insomma una presa di coscienza che esiste un problema, ricordate come si diceva quella volta, di salvaguardia, di difesa dell'ambiente e di sviluppo socio-economico che venivano messi insieme, tra l'altro con delle diagnosi abbastanza interessanti, alcune delle quali però, questo è un altro tema su cui chi lo sa che non riusciamo una volta a dedicare una sessione, e assieme al fatto che molti dei problemi veneziani sono problemi di un ammalato che è stato quasi ucciso da diagnosi sbagliate. E noi siamo di fronte a diagnosi, in qualche caso, a mio modo di vedere, molto... che hanno prodotto gli effetti contrari alla cosa, no? Non so, che ne so, la diagnosi su questo era che il canale di Maramocco era quello che aveva provato la qualità, è notorio che non è così, ma questa prevalso, ha determinato politiche per tantissimi anni. Un'altra cosa fondamentale è che abbiamo sempre immaginato che il problema del centro storico di Venezia fosse l'esodo della popolazione, dei residenti, mentre il vero problema era l'esodo delle attività produttive. Perché i residenti poi non riusciamo mai a bloccarli, perché andavano via e poi venivano sostituiti da altri, perché il turismo si mangiava tutto e si mandava via anche questi. Mentre attività produttive nessuno si è preoccupato che se ne andassero, e oggi ci troviamo ad essere, come dicevo giustamente Gerardo prima, noi oggi in questo momento siamo un quartiere periferico, storico, importantissimo e così via, di una conurbazione che non so nemmeno più quale sia, perché a questo punto nemmeno più si è andata formando. Però ritorniamo al porto. Da quel momento al 2003 si discute, come sapete, perché? Perché c'è un problema di interazione tra salvaguardia e portualità. Perché se per difendere dalle acque alte Venezia bisogna chiudere le bocche di porto, c'erano due conseguenze negative. Una era che se chiudiamo troppo morivamo morti, asfissiati dal scarso inquinamento. Il secondo era che avremmo dovuto chiudere la portualità. E devo dire che se questa fosse stata in questi termini stretti, non ci sarebbe stata scelta, non c'è nessun dubbio, e per lungo tempo si discute, mi pare anche molto ragionevolmente, cioè non c'è comparazione, se sul piatto c'era salvaguardia Venezia, dall'altra salvaguardia la portualità, la portualità si chiude, non, senza nessuna... E succede invece che si riesce a costruire man mano, con piccola sapienza, quindi insomma, non dovendo necessariamente buttare via il bambino con l'acqua sporca, si costruisce una soluzione. Qual è la soluzione? Una soluzione che si chiude, a mio modo di vedere, dal punto di vista politico-amministrativo, va bene, poi nel dibattito culturale può rimanere aperta finché vuole, si chiude con l'approvazione del progetto MOSE nel 2003. In quella sede, nel giorno dell'approvazione del progetto MOSE nel 2003, si danno delle prescrizioni approvative, i famosi 11 punti del Comune di Venezia e altri, che vengono lì denti, una delle quali dice di separare i destini della portualità dai destini della laguna, e che lo si fa attraverso un meccanismo che in quel momento, inizio degli anni 2000, sembra essere risolto attraverso la predisposizione di una conca di navigazione alla bocca di Malamocco,
che in quella sede, fissando le soglie in quel momento del... Non so dove devo girare. Dove devo girare? Beh, ma, vabbè, sì, scusa, fermo un momento. Questa è la trasmigrazione finale, insomma, no? Il porto cammina e adesso un pezzo ve ne va a 8 miglia marine fuori, insomma, non è quindi una parte consistente del porto, che è quello relativo ai petroli e alle merci di domani, che sono le merci containerizzate, cercheranno di muoversi completamente distanti, ma questo possiamo parlare anche di questo, ma insomma andiamo avanti. Andrea, fa un favore, voilà. Eccolo qua, sì. Nel definire, come ricordate, il progetto Mose, si definiscono le soglie della portualità. Non c'è nessun obbligo di mettere 14 metri fondo a Malamocco, giusto? Nel senso che si decide, è una decisione politica a proposito, no? Poteva essere meno 16, poteva essere meno 14, poteva essere meno 12. E mi pare, guardo Stefano o l'Andreina per ricordarci, lì c'è una grande tira e molla, su un giorno arrivava fino a 12, l'altro giorno poteva andare fino a 16, a seconda che prevalesse una cosa e l'altra. Si decide per queste robe qua. Quel giorno, nel senso che vengono decise e poi vengono applicate, portando meno 11 fondale a Chioggia, meno 12 al Lido, meno 14 a Malamocco, si determina il futuro della portualità, nel senso che esiste una portualità lagunare che è solo quella compatibile con questi fondali, che tra l'altro significa che in termini di pescaggi meno 9, meno 10, meno 12. E quindi si dice, guardate che caro porto, questo è il mandato che viene dato, caro porto, tu adesso in avanti sappi che tu, più che navi di pescaggio meno 12 che entrano da Malamocco, non te ne puoi, occupare, che più di navi con meno 10 da Lido niente, meno 9 a Chioggia. Questo è quanto viene fissato in quel momento. In quel momento sembra una cosa abbastanza... 5 minuti ancora. Vabbè. Sì, perché... Allora va subito, alla prossima. Questo consente, per capirci, che rispetto alle navi media da 6.000 teo, che sono la nave più grande che è entrata a Venezia, ma che è la più piccola che gira per il mondo, va bene, possa avere o navi da larghezza di 11, di 33 metri, con 11,5 di pescaggio, oppure se ha da 42 metri come scuole più larghe, più di 10,9 e così via. Qui siamo al limite della competitività, va bene? Questo è quello che riusciamo a fare in questa maniera, in attesa naturalmente che invece la possibilità di operare offshore faccia entrare navi che vogliamo, perché le navette di collegamento sono navi che avranno un pescaggio di 4,5 metri al massimo e che quindi, come dire, si liberano dal vincolo. Andiamo avanti, c'è una cosa gialla, no, c'è indietro, scusa, prima di questa non c'è più quella gialla, abbiamo persa? Vai avanti un attimo, vediamo. No, c'è una cosa fondamentale. Eccola qua. Questa invece è l'evoluzione, vedete dove siamo oggi? Noi siamo un porto competitivo del 1996. Va bene? Il porto sta andando, le porti, diciamo, container, come vedete siamo attorno ai 22.000 teo e l'offshore consente di fare il salto da lì a lì. Cioè consente di ritornare e di restare. Sto dicendo questo perché il problema, o comunque il tema, la prospettiva portuale interessante, non dal mio punto di vista Paolo Costa, ma dal punto di vista delle funzioni che mettono insieme quelle locali, regionali, nazionali, europee del porto, sono il fatto di costruire una macchina che sia capace di poter ricevere le navi grandissime domani e di non avere pressione ulteriore sulla laguna, cosa che farà, perché le navi che entreranno in laguna saranno navi che anziché avere 10-11 metri e mezzo di pescaggio come oggi, ne avranno 4,5, e che quindi sono compatibili con una situazione molto meno pesante di quanto non sia in questo momento. Questo è il punto, a mio modo di vedere, cruciale su questo, che riguarda Marghera, che riguarda l'utilizzo di questo canale su cui ci stiamo muovendo. Va bene, come dire, in quella sede, e soprattutto, se volete, ancora contemporaneamente in parallelo, addirittura fino ai tempi del progetto Tanti in avanti, si immagina che tutta l'attività commerciale si sposti su Marghera e che in centro storico rimanga soltanto l'attività passeggeri. Questa è l'indicazione costante di politica nazionale, regionale, locale, va bene? Di sempre, e che porta alla situazione attuale, che porta a un investimento di circa 500 milioni in marittima a costruire la sua sede e che fa le cose di questo genere. E cosa produce questa situazione? Produce che il porto fondamentalmente è una, come dire, cerco di farvi questa idea, è una struttura, un'infrastruttura, è una struttura che risponde e che è funzionale, secondo me, a un valore
di enorme importanza per il ruolo che gioca a livello regionale, nazionale e internazionale. Detto questo, en passant, se posso dire così, cioè ha di lato un'altra funzione, che è quella relativa al fatto che ha la sfortuna di questi giorni, ma la fortuna fino a ieri, di essere in posizione monopolistica per quanto riguarda le cosiddette navi passeggeri. Vi assicuro in questi giorni che ho trattative piuttosto intense con queste controparti, questi sono disposti a portarmi l'acqua con gli orecchi, insomma, nel senso che non, il potere contrattuale che abbiamo sul lato passeggeri purtroppo è, vorrei dire, quasi speculare invece al lesivo potere contrattuale che ho sul lato commerciale. Sul lato commerciale invece, e in questo momento i due sottosistemi si tengono. Il principale effetto, come dire, economico, se vogliamo, è che noi le navi passeggeri sussidiano le economie di Montebelluna, perché la nave passeggeri, i prezzi che io posso riscuotere sui passeggeri mi fa pagare una gran parte di costi comuni del porto, che mi consentono di aumentare le tariffe sulle navi commerciali, di tenere giù i prezzi su questi, di mantenere competitive questa situazione a vantaggio di un'area economica, se non di una grande importanza, una grande cosa. Da questo punto di vista, il sottoproblema invece che abbiamo, lo dico molto rapidamente perché, e poi eventualmente, se immagino questo sarà oggetto di curiosità, quindi si potrà intervenire successivamente, il sottoproblema che abbiamo è quello che ci è stato, che è definito, prescindo da ogni valutazione di merito, perché è stato definito col decreto Grini Passera, che ha detto, sapete com'è la storia? Riteniamo che non sia più opportuno che passino navi oltre 40.000 tonnellate davanti a San Marco. Punto. Cosa che per noi va assolutamente bene, nel senso che è gestibile la situazione, quindi noi possiamo benissimo fare in modo che non ci passino navi passeggeri di nessuna oltre 40.000 tonnellate davanti né San Marco né lungo la Giudecca. Abbiamo valutato di vedere, nel fare questo, ci siamo domandati, bene, possiamo vedere se possiamo comunque non perdere la crocieristica? Perché insomma, se l'obiettivo è questo, cioè o l'obiettivo è vogliamo distruggere la crocieristica, questo è un obiettivo. Se invece l'obiettivo è non voglio la nave davanti a San Marco, è un altro. Se posso trovare una soluzione per cui la nave davanti a San Marco le tolgo, ma la crocieristica la mantengo, non vedo perché mai. Oppure, ma la crocieristica non potremmo spostarla al posto di quella commerciale? E dico, ma se possiamo trovare una soluzione che consenta di non uccidere quella commerciale, c'è un qualche motivo per cui dobbiamo per forza farlo. Quindi se possiamo mettere insieme tutti e tre gli obiettivi, se c'è una soluzione che consente di ottenere i tre obiettivi, di mandare via la nave da San Marco, di mantenere la crocieristica in maniera efficiente, vi dovrei spiegare, ma non ho il tempo, perché la marittima sia cruciale da questo punto di vista, perché ha le caratteristiche che né a Marghera né fronte mare si ha con la stessa competitività, e di non poter assolutamente mettere in crisi l'attività commerciale per l'esiguità, per la risorsa scarsissima costituita il canale Malamocco-Marghera, che essendo stretto, da gestire in senso unico, con convogli che non possono mescolare navi passeggeri con navi mezzo, per una serie di motivi che sono tecnicamente facili, oltre al fatto che c'è un cavo terna che impedisce alle navi più di 59 metri di passare di là, insomma, questa è una sciocchezza che possiamo anche togliere, insomma, ma non domani, non domani mattina, fanno sì che questa cosa... Bene, se poi, e questo credo ho capito che da qualche punto di vista, devo dire, mi ha affascinato, però può darsi che questo sia un punto sbagliato, ma un punto fondamentale è da vedere, mi sono anche osservato, mi sono anche studiato il piano morfologico fatto sulla laguna, e mi sono anche accorto che tutto sommato forse potrebbe dare una mano in vista del piano morfologico, visto che se non si fa niente, come si diceva prima, la laguna sparisce, se si riesce a far sì, magari con queste alcune cose, si fa qualcosa che interrompe il fece, fa ste robe, insomma, non, ma ripeto, se è possibile immaginare che questo possa contribuire, o comunque addirittura anche solo nello stimolare lo Stato italiano a prendersi carico di un obiettivo che non riteneva di prendersi carico, perché nessun finanziamento speciale si è mai indirizzato in quella direzione, a me sembrava che... Quindi l'ipotesi che non io, ma che il magistrato alle acque ha risolto, poi lo so, ognuno di voi, ognuno di noi ha le proprie, come dire, valutazioni, però insomma... Io devo stare istituzionalmente, devo rispettare le istituzioni. Noi un giorno, io e il sindaco di Venezia, abbiamo chiesto che si venga, e devo dire prima della crisi della Costa Concordia, abbiamo chiesto che venisse studiata una soluzione alternativa, abbiamo chiesto al Ministero, al Magistrato Leacque, il Magistrato Leacque ha trovato, ha esaminato tutte le alternative possibili, ha ritenuto che la riclamatura di Concordia Sant'Angelo fosse quella più opportuna. Sulla base di questo abbiamo preparato sia via, tutto quello che c'è, tutto il materiale preliminare è pronto in tutti i suoi dettagli,
E dopodiché questa è la soluzione che noi abbiamo presentato, che ha il vantaggio, a mio modo di vedere, di essere una soluzione che risponde ai quattro obiettivi. Togliere la nave da San Marco, non uccidere la crocieristica, non uccidere la portualità commerciale e industriale e, credo, quantomeno non fa male, nel senso che può dare un contributo alla sistemazione della laguna. Grazie. Grazie. Allora, adesso per piacere però soltanto domande di chiarimento. Dopo casomai i commenti facciamo a fine giornata, quindi per piacere il microfono, c'è una domanda qua, ecco. Com'è? Sono Sandro Moro e faccio parte di un gruppo di lavoro del Partito Democratico sulla questione Porto Grandinare e così via, che, di cui abbiamo presentato alcune prime riflessioni domenica 29 a San Leonardo. La domanda per il professor Costa quindi è comunque abbastanza specifica. Dando per buona che in ogni caso la filiera logica del ragionamento dice scenari portuali, porto, crociere come elemento del porto, con tutte le compatibilità ambientali che abbiamo citato. Uno degli argomenti di fondo che il professor Costa citava alla fine è se mettiamo la stazione marittima Marghera o comunque spostiamo lì una parte, intendo quella passeggeri, rilevante del traffico, questo è in qualche misura corre il rischio di ostacolare o di rendere difficili le strategie invece sulla parte commerciale, sull'offshore in particolare. Sull'offshore ho due domande, in realtà mi limito a queste. Leggo nei documenti di programmazione, leggiamo, che si prevede, cioè diciamo l'offshore è in vista di un aumento del traffico, in particolare container, desiderato e auspicato esattamente per la competitività di cui parlava il professor Costa, nell'ordine di 3 volte, 4 volte il traffico attuale, sia su scala veneziana, io ho letto 1.800.000 TEU, anche se poi non è chiarissimo perché la via recentemente approvata, se non sbaglio, parla di 1 milione, e comunque su 6 milioni di nord Adriatico. Stiamo parlando di 3 volte, 4 volte più 300% sostanzialmente rispetto all'attuale, a fronte di un aumento del traffico medio mondiale del 57-56% previsto per le stesse date. Com'è possibile, nella visione del professor Costa, questo salto competitivo così straordinario, cioè che 6 volte l'incremento medio del traffico mondiale? La seconda domanda, che in qualche modo è anche una proposta, siccome la domanda ovviamente afferisce a un qualche dubbio sulla credibilità di questa operazione offshore, che avrà comunque costi notevoli, che dovrebbe iscriversi in una logica nord adriatica rispetto alla quale non tutti gli altri porti sono d'accordo. E la domanda proposta è questa, sì, hai parlato di project financing per questa cosa, e diciamo che, questo lo dico a titolo personale, ma sarebbe confortante che i grandi operatori, sappiamo che sono 2 o 3 in giro per il mondo, del container, dicessero io su questa cosa ci metto dei soldi, perché a questo punto fugherebbe qualche dubbio sulla credibilità dell'intero progetto. Quindi sono 2 domande, grazie. Grazie. Sentiamo un'altra domanda, se c'è, così dopo il professor Costa risponde a tutte e due. C'è un'altra domanda di chiarimento? Sì, ecco lì. Grazie. Forse non ho capito bene, partendo dal professor Ortalli, che ha accennato l'idea di ormai pensare alla salvaguardia di Venezia come città. Poi c'è la notizia nuova da Europa che il porto di Venezia è un punto importante nell'infrastruttura futura. Poi la diapositiva gialla ci ha fatto vedere che l'attuale capacità del porto è simile ai standard del 1996 e ora siamo 2013. Poi ha detto che bisogna mantenere la crocieristica perché aiuta a tenere bassi i prezzi dei container. Poi ha detto che c'è una forte concorrenza tra l'Adriatico e l'Europa del Nord. Aggiungo a questo che anche con i cambiamenti climatici l'Europa del Nord diventa ancora più favorevole
con l'apertura delle rotte che passano tra le zone che ora sono ancora un po' ghiacciate. Chiedo se è reale pensare a un futuro del porto a lungo termine. Ok. Allora, la risposta, professor Costa. Beh, le risposte sono praticamente, sì, diciamo, una è di principio e l'altra è di dettagli, è la stessa cosa. Perché l'uovo di Colombo, se uovo di Colombo sarà, della soluzione veneziana, è appunto l'offshore. Perché è evidente che in carenza di una possibilità di garantire l'attracco di navi di futura generazione, en passant, è vero che quella carta gialla che ho fatto era una mappa della dimensione massima delle navi di ogni anno, quindi noi riceviamo oggi quelli che erano le dimensioni massime del 96, che è la media di quelle che gira oggi, va bene? Quindi, diciamo, altrimenti se non fossimo in queste condizioni non verrebbero da noi, quindi non siamo ancora in grado di... Siamo in grado di, ma stiamo gestendo, siamo sulla coda della distribuzione delle navi. Le navi che possono venire a Venezia sono un numero ridotto, non sono tutte, va bene? Queste quote la possiamo gestire e ci stiamo benissimo a fare. Il punto fondamentale che diciamo, fa sì che noi, avendo immaginato di uscire dal porto con offshore, abbiamo portato in mare, quindi un punto, e l'abbiamo scelto noi, potevo portarlo anche più in qua, più indietro, abbiamo immaginato di dare 20 metri di fondale, che consente di immaginare che per il prossimo appunto, come diceva Stefano, che i prossimi 100 anni ci siamo, poi vedremo, insomma, no? Quindi le prospettive centenarie che vengono chieste, questo è una roba che ha una prospettiva da 100 anni. Le navi arrivano lì, le chiatte che entrano, che fanno da collegamento a Venezia, ma andranno anche a Chioggia, andranno anche a Porto Levante, andranno anche a Mantova e perché no anche in altri punti, perché questa è la grande diciamo, forza di questo progetto e la sua flessibilità. Non è collegato in un punto solo, ma le chiatte da lì possono andare dappertutto. Avranno un pescaggio forse anche meno di 4 metri e mezzo. Lo stiamo ottimizzando con una gara che abbiamo fatto, c'è una società inglese che si occupa di immersione ed emersione di sommergibili, che ci sta aiutando nell'ottimizzare i tempi di emersione e immersione delle chiatte, che sono un po' particolari, che dovrebbero essere fatte in questa maniera. E quindi da questo punto di vista abbiamo trovato la possibilità, almeno teorica, ormai è molto più avanzata che non teorica, di far sì che esista una compatibilità fisica tra l'offshore, i limiti fisici imposti dentro la laguna di Venezia, quelle soglie date, cioè quei 12 metri massimi dentro il canale Malamocco-Marghera, e quindi la possibilità che a Marghera oggi, sulla parte commerciale di oggi e secondo me qualche altro di quei centinaia di aree che in questo momento di ettari che non sono utilizzati potrebbe essere andati a questo, possiamo immaginare di fare molto bene. Stiamo lavorando, anzi abbiamo ottenuto il finanziamento europeo per progettare anche una uscita ferroviaria addizionale diversa da quella di oggi, in modo da spostare gran parte del traffico sulla ferrovia in uscita. Quindi l'idea dovrebbe essere che noi dovremmo essere in grado di fare questa operazione, che rialimentare da sud una parte del mercato europeo che dal punto di vista europeo corrisponde a un obiettivo ambientale, perché l'obiettivo ambientale di oggi è che se tutti i container del mondo entrano da Rotterdam e poi devono essere distribuiti fino in Romania, siccome quando attraversano l'Europa inquinano o sulle strade o sulle cose, la quantità di CO2 prodotta da un sistema che invece vedesse l'entrata da sud è minore di quanto venga fatta da nord. Questo è l'obiettivo per il quale è stato approvato l'altro ieri le cose di questo genere. Vado al, diciamo, ho già cominciato a rispondere anche a Moro da questo altro punto. Qui bisogna che vediamo, noi abbiamo i mercati, diciamo, che ci riguardano, container che ci riguardano, parlo molto tecnico, ma insomma devo dire questo. Stringere perché altrimenti non rispondo, insomma, se mi ha fatto 4 domande, 4 risposte devo dare. Certamente, certo. Allora, benissimo, noi abbiamo un deficit calcolato oggi di 1,8 milioni di TEU, cioè nel senso ci sono 1,8 milioni di TEU. Attenzione, tutto quello che dico, io ho sempre lavorato così, tutto quello che sto dicendo sul porto di Venezia non è studiato da noi, è quello studiato dai concorrenti. C'è un bellissimo che fornirò e spero che venga distribuito al più presto, che è un lavoro del commissionato dei porti di Rotterdam, di Anversa e di Amburgo, che si preoccupa di che cosa può succedere da noi, e calcolano loro, non noi,
che noi abbiamo un deficit di 1,8 milioni di euro, non ne facciamo 450.000 adesso, va bene? Quindi noi abbiamo dietro di noi un mercato che in questo momento, che è nostro, tra virgolette, e che è servito da altri. Quindi la domanda è perché noi possiamo crescere di più è perché esistiamo soltanto, noi abbiamo un vincolo di offerta soltanto. Come allentiamo il nostro vincolo di offerta, il pezzo di mercato viene. Quindi dal punto di vista è addirittura, come dire, sottostimato quello che noi stiamo facendo e siamo perfettamente d'accordo, in questo momento lavoriamo sull'obiettivo approvato dalla VIA e quindi lavorare sul milione che si aggiunge ai 500 di adesso, sono 1,5 insomma, invece che 1,8, quindi non è che siamo poi lontano. Altra cosa che tengo a precisare, i porti dell'Alto Adriatico sono tutti d'accordo, c'è qualche presidente di regione che non è d'accordo, ma questo è un altro problema, ma i porti dell'Alto Adriatico, quelli riuniti nel North Adriatic Port Association, vabbè, no, su questo non c'è discussione. Dopodiché ci possono essere, ma d'altra parte su queste cose qua, no, che qualcuno un giorno sia d'accordo, uno meno d'accordo, eccetera, eccetera, sono cose che succedono. Queste parti, le cose non è che sia il cose. Ultima cosa dei grandi operatori. Sui grandi operatori c'è qui c'è un problema, credo che che spero di avere conforto i miei amici economisti su questa faccenda. Qui sono due le cose. Queste grandi infrastrutture, sono strutture o diventano proprietarie, tra virgolette, cioè il signor Merckx, tanto per capirci, o il signor MSC o il signor GMA, dicono vengo io, me lo faccio io, ma se è così tu diventi un elemento dentro la strategia aziendale. Oggi la Merckx entra da Anversa, dal Baltico, da Danzica, da Voltri, adesso, o da Marsiglia, o dalla Spagna tra l'altro, o dall'Alto Adriatico. Bene, quando dovessi diventare proprietario del mio terminal, diciamo Venezia, che cosa fa? A seconda delle sue esigenze aziendali, sposterà i traffici sull'uno sull'altro e così via. Noi fino ad ora siamo riusciti, invece di lavorare sui terminalisti anziché sui grandi operatori, PSA, Port Singapore Authority, che è qui a Venezia, è in questa direzione, che è un terminalista che riceviamo 20 compagnie. Le quattro che hanno protestato l'altro ieri dicendo che se passano, se le grandi navi vanno a Venezia scappano via, sono pericolose quello che mi dicono, però insomma sono solo quattro, potremmo anche sopravvivere con le altre in quest'altra maniera. Quindi è una strategia che stiamo seguendo, ci sono i contatti, sono con tutti da questo punto di vista, e il problema è tutto qua. Il montaggio finanziario che fra poco presenteremo al CIPE, perché questo è il nostro passo successivo che dobbiamo fare, prevede fondamentalmente che ci saranno tre gare separate, una di opere fredde, come si dice, in cui il contributo dello Stato dovrà essere abbastanza, lo Stato pubblico abbastanza importante, che è attorno al 25% del costo dell'investimento, e altri due, uno sul petrolifero e uno sul container, che invece sono più calde, tra virgolette, sui quali stiamo sollecitando, perché attenzione, io per legge non posso mettere insieme i soggetti, cioè io non posso andare al signor Talitali, viene, io devo fare le gare. E noi stiamo seguendo perfettamente la strategia di gara, credo che la credibilità, tra virgolette, scientifica e tecnica del progetto è dimostrata una cosa, poi ho finito così non faccio arrabbiare il Presidente, ed è costituita dal fatto. Adesso abbiamo fatto un'ultima gara chiedendo alla ingegneria mondiale di prendere il nostro progetto e di ottimizzarlo, cioè nel senso di guardare se va bene oppure di dire come cambiarlo, va bene? Fortunatamente l'Unione Europea ha dato un po' di soldi da questo punto di vista e abbiamo messo in gara. Naturalmente non, la gara è aperta, quindi non posso fare nemmeno un nome, ma vi assicuro che tutta l'eccellenza mondiale ha ritenuto che valesse la pena di concorrere per fare questo progetto, per la revisione di questo progetto. Abbiamo acquisito la consapevolezza che la macchina funziona. Dopodiché questo è un passo che è necessario per mettere in gara di ulteriori approfondimenti in futuro, e questo lo prometto, che anche perché c'è tanta attesa e tensione su queste cose e c'è importante conoscere. Oggi abbiamo avuto un assaggio, vi prometto che ci saranno invece successivi approfondimenti tematici su queste cose in pubblico.